giuri dell'allenatore dell'Isola Caporizzuto. È stata una partita che hanno pesato molto le assenze. No, le assenze no. Dopo un discreto primo tempo, credo, io analizzo la partita fatta, poi le assenze interessa poco, noi siamo venuti in 21, abbiamo cercato di fare il massimo. Il primo tempo la squadra non me l'ha dispiaciuta, il secondo non esiste, quindi una sconfitta meritata, una sconfitta giusta che ci deve fare un attimino tornare a qualcuno con i piedi per terra, che ancora non è niente di deciso in questo campionato. Dobbiamo lottare fino alla fine per raggiungere il nostro traguardo. Secondo tempo la squadra è venuta meno sotto l'aspetto del gioco, c'è stata molta confusione contro un ottimo, ma questo già lo sapevamo, soverato che ha meritato ampiamente la vittoria. Anna Maria è in cuffia. Ma il mister si è convinto sulla buona fede della terna per quanto riguarda le decisioni o gli è rimasto un dubbio gol non gol? No, io dalla panchina ho protestato perché mi sembrava gol, però ho sbagliato perché chiaramente avranno visto loro meglio di me, ma non è stato l'episodio. Secondo me è stato più grave ancora l'errore dopo, sulla respinta che abbiamo avuto la palla per far gol, non in quella, sulla seconda situazione pericolosa che ha calciato Mauro, e basta accompagnare la palla in porta, avremmo pareggiato. Io non vado a recriminare se era gol o meno, io recrimino su quello che ha sbagliato il mio giocatore dopo, però le ripeto, sconfitta giusta al di là di questo episodio. E dobbiamo capire un pochino un po' di umiltà, anche se ci tengo a precisare che abbiamo finito con 3,95 in campo, sì, 94, sì. 93 che stanno facendo esperienza, però secondo me troppi elogi dopo la partita col Siderno. Tanto cuore però da parte dei suoi, un grande Astorino in campo, un portiere che è giovane, che ha dato però sicurezza ai veterani, una squadra che ha espresso un buon gioco e che ha cercato di mascherare la sofferenza, anche quella del campo, mister, perché non è il campo. Sì, il campo è chiaro che non agevola noi, però, le ripeto, il primo tempo le abbiamo fatte le cose, quindi il secondo non ci siamo riusciti per l'aggressività e la qualità del soverato. Quindi, ripeto, se ci serve un bagno di umiltà, ben venga la sconfitta, che tra l'altro è meritata. Io, ragazzi, non ho niente da rimproverare, poi il secondo tempo un pochino io... messo la squadra un pochino particolarmente in campo, che non è il nostro modulo di gioco, dopo il secondo gol loro, ed è sbagliato perché la squadra poi ha perso proprio l'identità nella fase finale. Grazie mister, prego, buon lavoro. Anche a voi. Ecco, qui abbiamo Ciccio Galati. Ciccio Galati è a ridosso dell'Acri e del Roccella, 31-32 il Roccella, 31 appunto voi, 32 il Roccella, 32 l'Acri. L'Acri deve scontrarsi a Sersale, e mentre il Roccella deve andare a Castrovillari. No, a ridosso, che stiamo facendo i punti per salvarci. Il nostro obiettivo dall'inizio dell'anno, abbiamo detto che ci dobbiamo salvare e valorizzare alcuni ragazzi. Piano piano lo stiamo prendendo, stiamo facendo i risultati in campo e diciamo che ci stiamo avvicinando al traguardo. Vai Anna Maria. Ti prego, con Ciccio Galati. No, la prima domanda a Ciccio è: che alimentazione fa per stare senza giubbino a zero gradi? Devo sapere che quando c'è questo clima, questa temperatura, io non sento freddo, perché sono talmente preso dalla partita che sempre che sono in campo, e allora non c'è bisogno del giubbino. No, comunque volevo fare i complimenti perché è stata una partita difficile, al di là del vento. L'unica domanda a Ciccio, vorrei sapere, al di là degli allenamenti che fa, come fai a convincere i tuoi attaccanti fino al 90esimo a rientrare al limite dell'area? Perché sai, gli attaccanti sono un po' resti a tornare indietro, però tu riesci a far tornare tutti fino al 90esimo, e questo è un gran merito. Guarda, tu mi conosci, sai che io mi piace lavorare in campo, io cerco di sfruttare le caratteristiche dei miei giocatori. Ho la fortuna di avere degli attaccanti che sono predisposti pure a sacrificio, alla corsa, a poter a rientrare e pure dare una mano a difendere. Ho questa fortuna, sono pure ragazzi, figurati, se sono ragazzi e non corrono, che cosa devono fare? È anche questa la tua forza, al di là anche della difesa. Ho rivisto un Lombardo in perfetta forma e sono contento di questo. Sei riuscito a riprendere anche... Guarda, ha detto che deve giocare bene perché lo stavi guardando tu. Guarda. Ah. Allora verrò ogni domenica. Al di là delle sofferenze abbiamo chiuso in allegria. Ciccio Galati, complimenti, in bocca al lupo, buon proseguimento di campionato. Grazie, altrettanto.